Siamo qui al Teatro 7, la prima, sono tutti trepidanti gli attori, stanno in attesa di debuttare per 1%, punizione ed affetto. Ecco qui, mi avvicino a Fabio Avaro, Giorgia Trasselli e Enzo Casertano. Casertano. Cominciamo con me. Allora, 1% punizione ad affetto. Che diciamo il gioco di parole, punizione ad effetto. Sulla locandina, no? Correzione ad affetto con punizione ad effetto per gli intenditori del calcio. Sì, però è una commedia che non è che parla di calcio, assolutamente no. Si parla, ma diciamo lo sfiore è il calcio. È uno spettacolo veramente molto divertente, cioè, che dà anche molte emozioni. La regia di Valerio Groppa, diciamo, ha messo in evidenza queste emozioni, questi sentimenti. Io sono molto contento di debuttare per la prima volta nella mia carriera al Teatro 7 da Michele e sono veramente contento. Passo la parola a Fabio, perché Fabio vuole parlare, perché sennò soffre. Ecco qua. Oggi in maniera cavalleresca lasciamo ovviamente poi la chiusura alla nostra Giorgia Trasselli, ovviamente. Cioè, è il clou. Allora, io sono l'anticlou, cioè l'anteclou, il preclou. Cosa dire? Ha detto già tutto quanto Enzo. Questa commedia scritta da Francesco Stella, un amico autore a cui diedi un'idea tanti mesi fa, e da quell'idea lui ne tirò fuori una ancora più bella, speriamo, questo ce lo dirà il pubblico questa sera. Siamo qui al debutto, pronti, manca veramente poco, un'ora e mezza dal debutto, quindi la fibrillazione è tanta, la tensione è tanta, vedremo, adesso siamo proprio curiosi di vedere la reazione del pubblico, ci aspettiamo quello. Giorgia Trasselli, però volevo prima far notare l'eleganza di Fabio Avaro, che sembra quasi Enzo Miccio in questa The Miss. Somiglia un po', so questa giacca a quadroni usava. Torniamo seri e passiamo la parola a Giorgia. Marco, che è l'elemento misterioso di questa commedia. Sì, infatti, io Anna, io mi chiamo Anna. Questo è un dato abbastanza, insomma, normale di tutta la faccenda. E sì, sono l'elemento, praticamente il personaggio che poi svelerà un po' come stanno le cose. Si incontrano in una clinica, diciamolo. Si incontrano questi due personaggi, vengono convocati da un'altrettanto stravagante e strampalata lettera raccomandata, vengono convocati in una clinica. Nessuno dei due sa perché e non lo scopre fin quando a un certo punto spunto fuori io, ma dopo ancora un po' di tempo. C'è qualcosa di inquietante, c'è questa bella baretta che non è il femminile carino del baretto, una baretta. È un sì. No, perché il personaggio è appassionato di rebus, quindi sta qui aspettando e si fa i suoi rebus. Che io poi sono un appassionato di calcio, ecco, il calcio in quel modo viene sfiorato in qualche modo, perché io sono l'appassionato di calcio, un allenatore di calcio. E io invece sono un bidello appassionato di rebus. E io invece sono appassionata e basta. Appassionata di cosa? Ah beh, lo scoprirete solo vivendo, venendo al teatro 7, mi raccomando. Ma dimmi, bella. No, ma del periodo della tata di Vianello, cosa è rimasto? È rimasto, certo, e mi fa anche molto piacere, mi è rimasta una splendida eredità. Che auguro anche a molti altri attori, colleghi, personaggi, quello che volete voi di avere. Mi hanno lasciato la famosa polverina di Trilli, come ha detto una sera la Bonaccorti, Enrica Bonaccorti, in un recente premio ad Avezzano. Ho avuto anch'io l'onore di avere avuto questo premio, e lei appunto parlando, le hanno fatto una domanda, ma lei è subentrata dopo la Carrà, eccetera, e lei disse questa cosa bellissima che mi ha commosso e tutto il pubblico, ci mi ha lasciato qui sopra un po' della polverina, sai, no, Trilli, quindi la fortuna, la polvere magica, e io in un certo senso dico così anche di Sandra Raimondo. Feci la stessa domanda, perché siamo tutti curiosi di questo rapporto che lei poteva avere con quei due fenomeni, okay. E quindi mi disse la stessa cosa, questa è una gran bella cosa. Invece non voglio chiudere, perché voglio chiedere a Enzo Casertano, che l'ho visto in un film diretto da Gianni Amelio, com'è stata l'esperienza con Gianni Amelio? Beh, ogni tanto una cosa seria me la fanno fare, la diciamo. Tenerezza. Sì, è stato veramente un grande onore lavorare con Gianni Amelio, che praticamente io ho fatto un provino che sembrava mio nonno che andava a trovare, così abbiamo parlato del più e del meno, non ho fatto nessuna battuta. È stato incisivo il tuo momento, sì, sì, perché momento. Dici una frase molto molto particolare di questo avvocato. Sì, parlo dell'avvocato, il film è molto bello,
un film d'autore, ogni tanto, cioè veramente lavorare con gente del calibro di Elio Germano, Michela Ranazzotti, Giovanna Mezzogiorno, no, è il grande maestro, comunque veramente mi ha messo a mio agio. Adesso lui vedi sta dicendo, voglio parlare anch'io, ma tu hai lavorato con Vanessa Incontrada? No, la verità è che in questo momento sto lavorando per la televisione, ma mancano solo 3 rate, poi inizio a lavorare per la lavastoviglie. Per il resto, no, mi sono trovato molto bene anche in questa tournée teatrale, sempre teatrale con sempre Vanessa. Con Gabriele prima. Con Gabriele, perché Vanessa, dopo aver fatto il film con noi, è entrata nella nostra compagnia con questo Mi piace perché sei così. Siamo appena tornati da Genova, dove abbiamo avuto una bellissima. Ho visto un video sui social fantastico di voi due. Ah, il video in macchina, sì, ma ci divertiamo a fare cavolate. Gli amanti dei social, vedetelo. Sì, ma perché con Vanessa è così. Vanessa il codice Zelig ce l'ha nel sangue. Quindi quando si, perdona, passa il termine, quando si cazzeggia un po' come facevano lei con il bravissimo Claudio Bisio, lei sta proprio, va a vela lì, ti porta a creare la qualsiasi. Però proprio. Enzo Casertano ha fatto anche i Bastardi di Pizzo Falcone, abbiamo messo in un bel... Sai tutto, ho fatto l'incipit. Sì, faceva il falcone lui. Perché il pizzo già ce l'avevano, i Bastardi non poteva... E la cosa che mi piace di più di questo andare della mia carriera è che al cinema e fiction spesso mi fanno fare dei ruoli drammatici, quindi mi posso cimentare. A teatro molto più comico, commedia. Ma per un comico è molto più facile il drammatico. Sì, allora vai a farlo a fare. È facile però, no? Così sì, dicono. Dici, sì, io tra l'altro di recente ho finito una tournée con Lello Arena, a proposito di questo Parenti Serpenti, con la regia di Luciano Melchionne, un'esperienza meravigliosa. Lello è un comico, no? Come dire, anche Raimondo forse no, lui stava solo su quella linea dell'ironia, del sarcasmo, non si avventurava. Però per esempio Lello, con tutta la sua comicità eccetera, c'aveva dei momenti di grande drammaticità, di malinconia, di nostalgia. Comunque veniamo dalla commedia dell'arte napoletana, perché Lell'Arena comunque è napoletana, e la commedia dell'arte, comunque le maschere hanno anche una malinconia. Se tu riesci a portare questa comicità con malinconia, dai qualcosa in più al pubblico. Volevo chiederti, Enzo, che, no, perché da prima che l'ha detto, hai detto cimentare, cioè più precisamente che vuol dire cimentare? Hai detto cimentare è quando prendi il cemento e ti cimento. Questo per dire che sono 3 interpreti da non perdere per questo spettacolo, che è 1% qui al Teatro 7. Mi raccomando, si cimentano tutti e tre. Ma non solo sul palcoscenico, ma anche nelle fiction, in televisione. Siamo ovunque. Insomma, ovunque, dovunque. Pubblicità. Portate l'acqua. Teatro 7, mi raccomando, qui fino al 14 maggio, ore 21, e la domenica ore 18. Ti aspettiamo. Ciao, Spettacolando TV, ciao.